A Ravenna, mercoledì 12 alle 18:30, partirà da Piazzetta Serra per raggiungere il carcere di via Porta Aurea il corteo contro il ritorno, avvenuto il 23 novembre, nel carcere cittadino di Matteo Cagnoni, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della moglie. Il corteo è stato indetto dalle associazioni femminili cittadine e fa seguito alla petizione lanciata online dalle stesse che ha già raccolto 5.000 firme. Vogliamo un corteo che prenda la parola col suo silenzio, che sia un corteo che ribadisce che i diritti sono uguali per tutti e per tutte. E quindi per noi in questo momento questo trasferimento è stato inaspettato, forse un trasferimento che, del quale vorremmo avere le motivazioni, cosa che abbiamo chiesto alla direzione centrale penitenziaria, ma che abbiamo chiesto anche al ministro con una lettera. Quindi questo sarebbe per noi importante, capire quali sono state le motivazioni. Credo che il trasferimento in questo momento invece magari possa giocare per questi tre bambini una condizione non favorevole. Ci siamo confrontate anche con le nostre psicologhe, ne abbiamo parlato comunque con chi magari ha deciso che non siamo noi, un tribunale per i minorenni ha deciso che in questo momento di sospendere la potestà, quindi non siamo i giudici, vogliamo comunque che ci sia la stessa parità di diritti.